17:30, puntualissimi, siamo qui, buon pomeriggio Andrea, ben ritrovato. Ben ritrovato Clara, ben ritrovata Clara. Ben pomeriggio, siamo ancora insieme per vivere un altro pomeriggio, tanti gli argomenti all'ordine del giorno anche quest'oggi. E poi incontreremo un ragazzo perché Jacopo, ci collegheremo con la Valle Camonica, con la nostra redazione di Breno, grazie a Gianmario e a Fabrizio. Incontreremo Jacopo, un ragazzo davvero speciale, lo conosceremo insieme, sarà davvero un bell'incontro quello che vivremo oggi. Siamo tornati insieme, Andrea. Come ho detto poco fa, adesso conosciamo un ragazzo speciale, è un ragazzo di 17 anni, Camuno, si chiama Jacopo Del Becaro. Tra poco noi avremo modo di parlare con lui, perché è in studio a Breno, è collegato con noi, ma prima vediamo di conoscerlo nel suo habitat ideale, dove lui trascorre i momenti più belli della sua giornata e dove ha scelto e deciso di vivere la sua vita quando terminerà gli studi. Incontriamo Jacopo, un ragazzo straordinario e speciale, guardate. Ah, per quello, il mestiere che mi piace, me smettessero poi di farmi tribulare tra tutte le autorità qui. Guardano appena le industrie, guardano appena di costruire i soldi nelle sue tasche, ma una persona che vuol fare un mestiere sano, più sano e pulito da loro, non lo vedono come qualcuno di bene, qualcuno di male, qualcuno mi dicono che sono matto. Intanto che sentono parlare di bestie, tutti bello, 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 bello. Dopo quando ti trovi a avere a che fare direttamente, ma non come mestiere, come proprio con una persona che fa quel mestiere lì, dopo cambiano tutti atteggiamento. E i professori dicevano, dovevo finire di studiare e dopo dovevo andare avanti con l'attività, e gli ho detto, si può fare anche tutti e due insieme. Non brillantemente lo studio, ma... Beh, sicuramente sarà una cosa dura, però... Ognuno è portato per fare il proprio mestiere, quindi deve fare quello che gli piace. No, per conto mio io lo renderò sicuro, perché farò di tutto per tenermi un bel lavoro, ecco, fisso almeno. Dopo i suoi guadagni saranno un po' più magri. Ma prima di morire di fame almeno un litro di latte di capra. Un po' di sacrifici, sì, dopo all'inizio siamo un po' magri, ma dopo quando uno invia un po' prende la strada bene, dopo alla fine qualcosa si ricava alla fine del mese. Giusto per campare un po' dignitosamente, perché... No, ma la creo la situazione per fare questo. Bene o male da qualche parte mi infilo dentro. Di farlo bene, bene, non creare danni, almeno per il momento. O quando avevo fatto i 18 dopo. La grande passione che ha per questo lavoro e tanta spensieratezza anche. Sì.
Sì, perché è così libero. Ed è una bella cosa perché ormai, cioè, chi ha la nostra età pensa a un futuro comodo, con soddisfazioni più economiche, più materiali. Invece io credo che proprio anche il solo sedersi e vedere le sue capre mi piace. È più responsabile, secondo me, di sentirsi veramente in un pezzo di terra, anche a casa, come se fosse casa sua. Io proprio mi immagino uno spazio aperto che non finisce mai. Ciao Jacopo. Ciao Jacopo. Oh. Ciao. È un piacere davvero conoscerti e incontrarti. Ci hanno parlato di te Gianmario e Fabrizio, e quando, adesso parlo personalmente, quando mi hanno raccontato di te, mi hanno raccontato la tua storia, io mi sono subito emozionata e ho detto: io voglio conoscerlo questo ragazzino, perché io e lui abbiamo un sogno in comune. Il sogno è quello che abbiamo visto, che però tu hai già in parte, in larga parte realizzato. E le immagini che abbiamo visto in questo video, in questo filmato, quello che abbiamo visto di te e quello che fai, ti rende un ragazzo meraviglioso. E davvero è un onore e una gioia conoscerti, Jacopo. Grazie per quello che abbiamo visto di te e grazie per essere qui al pomeriggio di Teletutto. Allora, Jacopo, ma adesso sai, fa un po' effetto vederti lì nello studio dove solitamente noi siamo collegati con Gianmario, no? Vederti con questo maglioncino così e averti visto prima in mezzo a quella che è la tua vita, no? La natura, le tue caprette, quello che è il tuo mondo, no? È quello il tuo mondo, Jacopo? Sì, sì, gran parte della giornata è il mio mondo. Parte la mattina che vado a scuola, dopo sono lì. E da quand'è che tu hai scelto, hai capito che la vita, la tua vita, la vita che tu volevi vivere davvero era quella? Beh, un po' da quando ero bambino, che mi è sempre piaciuto animali e quelle cose lì un po' particolari legate all'agricoltura. Dopo, verso, insomma, 3-4 anni fa, ho cominciato a comprare un po' di bestie perché la sentivo una cosa che mi piaceva, ecco. E poi da lì ho cominciato e vado avanti. Adesso tu frequenti il quarto anno della scuola superiore, giusto? Yeah. Quindi ti manca ancora un anno e poi lì con te c'è la tua insegnante. Sì, sì. Giusto? Allora, ti manca ancora un anno e poi avrai raggiunto il diploma per far contenta la mamma e il papà. Ecco. E poi, finalmente, possiamo dire così, ti dedicherai alla tua passione. Sì, sì. Perché mi piace molto quello che hai detto, no? Quando ti dicono: ah, ma devi magari fare carriera, guadagnare tanto, fare una professione che dia reddito, no? Ma tu dici: ma alla fine io sto bene qua, in mezzo alle mie caprette, loro mi danno il latte, io riesco a vivere con poco, cosa voglio di più? Sì, sì, è vero. Il guadagno maggiore penso che per una persona, altro si vive anche solo una volta, e essere felici, vivere bene serenamente dopo. Sì, bisogna guardare anche i guadagni perché l'aspetto economico da una parte, certo, è anche necessario, però importante è essere contenti, ecco. E essere liberi anche, essere come liberi, ha detto. Sì. Chi è quella ragazzina che era con te? È la mia amorosa. Ah, e si chiama? Valentina. Valentina, lei condivide con te questa scelta? Sì, sì. E quindi anche lei verrà con te poi lì? Va. Lì o da un'altra parte, giusto? Sì, sì. Se gli piacerà e gli andrà, penso di sì, penso proprio di sì. Ecco, e allora, anche perché poi tu vorrai vivere in mezzo alla natura, naturalmente, in mezzo agli animali, perché cosa ti danno gli animali di più rispetto agli uomini, o di diverso? Di più forse una parolona, perché gli uomini sono sempre persone. Di diverso. Ma di diverso
Beh, un po' è la passione che mi piace proprio gli animali in sé. E poi sembrano, dicono che gli animali non hanno l'uso della ragione, invece in parte ti conoscono e insomma si affezionano, un po' di sentimento lo danno anche loro, ecco. E certo. E la natura? E la natura invece penso sia una parte importante per tutte le persone, me in particolare, perché dalla natura che nascono le cose essenziali per la vita, ecco. Tu sei credente, Jacopo? Sì, sì. Quindi la natura dicono che ti avvicina di più a Dio, no? Stare in mezzo alla natura e poi lì in mezzo alle montagne dicono che ci si sente anche più vicini a Dio, si ha contatto con il creato. Ti senti in qualche modo più a contatto con il creato, più vicino a Dio, stando in mezzo alla natura? Sì, ecco, io trovo il mio contatto con Dio lo trovo nella natura. Ogni persona lo trova, almeno penso, nella sua realtà. Io riesco a trovarlo molto bene nella natura, nella mia passione, nel mio lavoro che faccio, ecco. C'è anche Andrea che vuole parlare con te, che vuole salutarti. Certo, ciao Jacopo. Ciao. Piacere, sono Andrea. Innanzitutto ti chiedo, mi fai una cortesia? Mi fai vedere i tuoi polsi? Alzi il polsino del tuo maglione? Sì. Ecco, non hai orologio, lo sapevo. Dall'altra parte nemmeno, è vero? No. Ecco, questa probabilmente è la prima cosa evidente, perché noi purtroppo siamo sempre di corsa e siamo ormai praticamente quasi in una gabbia in un certo senso, mentre tu a diretto contatto con la natura evidentemente segui i tempi della natura, questo per forza di cose, perché tu quando avrai gli animali da seguire ti sveglierai in base anche alle ore di sole, giusto? Sì, sì. Ecco, questa è una cosa che sicuramente ti allontana un po' dalla nostra realtà, che purtroppo la nostra realtà non è quella giusta e quella probabilmente da vivere. Forse è più la tua realtà, quella che si avvicina, come diceva Clara, poi un po' anche alla nostra sacralità, ma anche alla sintonia completa con la natura. Di questa cosa ne sei cosciente, no? Cioè tu sei in armonia con la natura e non è da tutti un ragazzo di 17 anni aver compreso questo concetto. E questa è la cosa che probabilmente più risalta in tutta questa storia. Sì, sì, il mio orologio presso poco è quello che occorre da fare. Poi i mestieri ovviamente sono legati ai tempi della natura, perché quando diventa scuro certe cose non si possono fare, vanno fatte prima, e quando è chiaro vanno fatte alcune altre. Presso poco sono subordinato alla natura, ecco. Però quando devi andare a scuola arrivi puntuale, lo chiediamo alla tua insegnante. Sì. Che si chiama, scusi professoressa, il suo nome? Gambardella. Buonasera e benvenuta anche a lei. Buonasera, grazie per l'invito. È anche un bravo studente lui. Sì, Jacopo è un ragazzo dalle grandissime potenzialità che non sempre vengono sfruttate come meriterebbero di essere, ma sicuramente stanno trovando in questi anni, grazie anche alla complicità che lui ha voluto dare alla scuola, un buon terreno di applicazione, nel senso che Jacopo è un ragazzo estremamente intelligente ed è depositario, noi solitamente a scuola diciamo così, è depositario di un sapere millenario, nel senso che ha una mentalità un po' rupestrocentrica, amiamo definirlo così perché è un po' pioneristica, no? La sua mentalità imprenditoriale. E siccome l'Italia, la regione Lombardia, ma senza calarsi troppo nel locale, sono piene di episodi di ragazzi che si sganciano dal loro percorso scolastico, la nostra intenzione più profonda, quella che ci anima, ecco, dal punto di vista pedagogico, è proprio di non lasciare andare Jacopo, cioè tenerlo agganciato al proprio percorso formativo senza per questo sminuire quella che è la sua passione fondamentale, ovvero la pastorizia. Allora, noi ci dobbiamo fermare un attimo. Vedi Jacopo, abbiamo i tempi televisivi, abbiamo il tassativo della pubblicità, però ritorniamo con voi tra pochissimo. Ok? Sì. Eccoci tornati in studio, ma torniamo subito a Breno dal nostro Jacopo. Allora Jacopo, il tuo papà ha un agriturismo, se non sbaglio, mi hanno dato l'informazione corretta? Sì. Ecco, tu pensi di collaborare con lui una volta terminati gli studi? Sì,
collaborazione da distanza, perché io sono legato parecchio al territorio qui che sono nato, nella Val Camonica. Ecco, la professoressa difatti dice che loro assolutamente poi tengono a te e vogliono che tu rimanga anche vicino al tuo territorio di appartenenza. Quante ore al giorno dedichi a questa tua passione? Ah, diverse. La mattina un paio d'ore ci vogliono. E dopo il pomeriggio approssimativamente dalle 2 fino alle 8, dopo vengono anche le 9, ma... E quando è che studi? Quella lì, il lato un po' più magro della situazione. Chiudono un po' un occhio i professori. Sentiamo la professoressa. Ma tanto dice che sei un ragazzo intelligente, avrai anche molta memoria e poi puoi studiare anche in mezzo alla natura, no? Sì, sì, a quello. Ce la fai. Sono buoni comunque i risultati, vero? Sì, sono buoni comunque, anche perché Jacopo ha una dote in più, che è quella di avere un'ottima abilità di scrittura. Quindi leggere ciò che Jacopo produce molto spesso è davvero un piacere per chi legge. In questo caso per me spesso è una fonte di sorprese, anche perché Jacopo potrebbe magari non sembrare, ma ha un bagaglio lessicale molto ricco, molto vario. E quindi questo gli consente spesso di argomentare i temi che gli vengono richiesti con una certa padronanza linguistica. Sicuramente l'indirizzo di studi che Jacopo sta seguendo, che è quello di tecnico per il turismo, lo porta ad affrontare anche vari aspetti, come quello del trilinguismo, perché Jacopo studia sia l'inglese che il francese e il tedesco, e quindi capirà bene che è un percorso di studi abbastanza articolato ed impegnativo. La nostra volontà è proprio quella di valorizzare quelle che sono le sue competenze, che inizialmente abbiamo definito come delle competenze spostate, perché quasi non ci sembravano in linea con il suo percorso di studi, ma che in realtà stiamo insieme a lui imparando a valorizzare e non assolutamente a sminuire o a sottovalutare. Allora Jacopo, noi siamo quasi in chiusura di questo collegamento, vogliamo ancora ringraziarti per essere stato con noi, ringraziare naturalmente la tua insegnante e anche Gianmario e Fabrizio. È stato davvero un piacere conoscerti ed incontrarti. Se passi da Brescia vieni a salutarci, perché sì, ci farebbe molto piacere anche conoscerti proprio personalmente. Siamo rimasti davvero affascinati da te. E ci piacerebbe capire, noi abbiamo capito che questo è il tuo sogno, no? Vivere in mezzo alla natura, e hai capito che è anche il mio, Jacopo, te l'ho anche detto. Ma è un sogno proprio legato anche a te e alla tua fidanzata, no? Proprio, guarda, la vediamo anche in queste immagini, io la sto vedendo in questo momento nel monitor. Qual è il sogno della vostra vita insieme? Passare una vita serena, felice, a quanto al meglio possibile. Andrea, cosa vuoi dire? No, io farei scattare la ola, sinceramente, qua in studio per Jacopo, perché, come diceva Clara, siamo affascinati. Sì, sì, ci piace, insomma, no? Sì, se fossimo tantissimo in Facebook, metteremmo il pollice alzato per te. Che poi è la normalità, la vera rivoluzione. Sì, cioè, sì, lui sì, sta sì parlando di cose essenziali e normali, sì, no? Sì, ma in realtà è un rivoluzionario al giorno d'oggi. Quindi sì, Jacopo, complimenti veramente e continua così. È un ragazzo davvero che è tornato all'essenziale, no? Che certo poi è il normale. Sì. E a noi piace per questo, perché è un po' anche il nostro ritorno, no? Dobbiamo tutti tornare un po' all'essenziale, al normale, al vero e a quello che davvero fa parte di noi. Grazie Jacopo per questa lezione di vita. E grazie perché ce l'ha data un ragazzo di 17 anni. Grazie di cuore. Grazie. Grazie Jacopo. Salve. Ciao. Ciao.